abbiamo tristellato. Top. Ah, meraviglia, meraviglia. Ehi là gente, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo tornati su Clash of Clans con un nuovo episodio della nostra serie Rotomax cotto e maxato. Come vedete al titolo, oggi parliamo di draghi. Non baby dragon, non draghi elettrici, draghi normali. Li abbiamo maxati ormai da un po' di tempo e li abbiamo tenuti lì. Ma dall'ultimo episodio, avevate già notato probabilmente, ho cominciato ad attaccare utilizzando proprio loro e in questo video vi mostrerò un pochettino il mio modo per attaccare con questa strategia, anche perché probabilmente la userò, come faccio con tutte le strategie, per tantissimo tempo. Ovviamente tutto ciò senza dimenticare tutto quello che riguarda i potenziamenti, gli upgrade, eccetera eccetera. Eccoci qua sul nostro iPad, ragazzi. Allora, tutti gli attacchi ancora da fare, è tardissimo, quindi andrò sicuramente in boost, ma prima di tutto ci stanno veramente un sacco di upgrade da fare. Number one, partiamo dal laboratorio, perché ragazzi ho il deposito dell'elisir nero fullatissimo, 2 ore e 30 minuti per finire i bocciatori, quindi spendo ben 35 gemme, 35 gemme signore, andrò in malora per questa cosa, gemmo i bocciatori. E andiamo a piazzare ragazzi i domatori di livello 10. Vai! Si vola. Per quanto riguarda il villaggio, di novità principalmente ce n'è una: ho piazzato anche la seconda catapulta a livello massimo. Poi vabbè, campionessa di livello 8, quella ormai non la ricordiamo neanche più. E ovviamente i muretti, che dovrebbero essere 57, infatti eccoli. Allora, io partirei subito con un attacchino. Eccoci qua. Tutti i reali a nostra disposizione, quindi vediamo di non far cavolate. Draghetto. Ok, aspettiamo che si pulisca un po' sugli angoli, che si formi un po' di corridoio per le truppe. Andiamo così. Ok, buttiamo tutti i draghetti tranne tre. Aspettiamo un attimo, andiamo così. Aspettate. Subito vi prego un sorvegliante. Andiamo a gelare qui e qui. Andiamo a infuriare. Ok. E da qua in poi bisogna girare tutto. Buona. Gli altri tre daghetti dovrebbero andare dritti a destinazione. Buonissimo. Gela pure lì. E lì. Attenzione alla regina. Vai di regina, ok. Ferma tutto lì. E guarda quel draghetto. Ok, ce l'ha fatta, va bene. E ragazzi, con 4 reali la differenza si sente. Con 4 reali la differenza si sente di brutto. Andiamo pure così. Se tiri giù la Eagle, ok. Occhio. Ok, vabbè raga, facciamo un 68. E come primo attacco, non mi lamento. Partiamo così e così, molto easy. Ok. Un po' due. Tac. Ok. Andiamo così con tutti i draghetti. Qua ne tengo due. Andiamo così. Così. Abilità. Andiamo a girare tutto. Gela veloce. Mercoledì ho sbagliato, raga. Troppo lento. Gela lì. Bella con la gelo. Abilità da questa parte. Abilità da quest'altra. Andiamo a gelare questo punto qua così. Di nuovo gela lì veloce, via l'inferno, via anche qui. Andiamo pure a infuriare. Buona, buonissima. Geliamo lì con calma ragazzi. Partiamo di qua con altri due draghetti e andiamo a gelare questo punto qua. Ok. E lo teniamo gelato questo. Teniamo gelato così completamente. Di nuovo. Non hitta neanche una volta, ragazzi. Via quell'aerea, please. Via, perfetto. Allargatevi bene, miei cari draghetti. E andate a fare di nuovo un po' di male. Ok, si stanno allargando bene. Così Volano non riesce ad allontanarmeli tutti.
e fanno un bel po' di hit. Ah, peccato quel volano, ragazzi, quanto rompe le balle. Però ragazzi, ci sono troppe Tesla, non tireranno mai giù tutto. Fanno una bella percentuale, per carità, però non faranno di sicuro un tris. Ed è un 84. Sì, ci sta, 27 coppe. Onestissimo. Vabbè, così. Così. Così, così, così. Andiamo pure con due draghetti in più. Anche di qua. Ok, vai, perfetto. Vai con lo sgretola. Bella lì, occhio, abilità. Allora, attenzione, andiamo a girare qui. Abilità del King, abilità del Gran Sorvegliante. Andiamo a girare qui di nuovo. Buona. Gira pure lì. Gira pure lì. Gira pure lì. Infuria pure lì, ok. Poi tiriamo giù il municipio, andiamo a girare pure da quella parte. Andiamo a girare qua, qua, qua. Aspetta un attimo. Qui. Onestamente. Così. Abita della regina. Perfetto. Potrebbe scapparci un tris. Potrebbe scapparci un tris. Se la regina se la gioca bene, più che altro. Ma oddio no, il tris ci deve scappare, punto. Qua il tris deve essere tris, punto, proprio. Se non è tris qua, ragazzi, se non è tris qui, mannaggia me. Dai, ti prego, ti prego. Boh, la Eagle deve andare giù per forza. Non può più tirarlo giù quel drago, è impossibile. Ok, ci siamo. Sembra incredibile. Sembra incredibile, signori. Ma, ebbene sì, abbiamo tristellato. Top. Ah, meraviglia. Meraviglia, veramente. Ultimo attacchino, vai. Vediamo un po'. Allora, questo qui lo attacchiamo da qui con la regina. Ok, che dovrebbe tirarmi giù un'aerea tranquillamente. E magari tipo di qui col King. Ok, qua con due. No, ho sbagliato. Vabbè, mettiamo subito un po' i draghetti. Ok, vita della Queen. Ok, andiamo pure così tranquilli, non è un problema. Andiamo così che da una mano per tirare giù la Eagle. Andiamo a girare subito qua. Ok, andiamo a girare subito qui anche. È un problema quella sweeper lì, ragazzi. Ok, vai così. Onesto, tolto, ragazzi. Giriamo lì. Giriamo lì. La vita del Gran Sorvegliante. Andiamo a infuriare tutto. Andiamo a girare qui. Giriamo qui. Buono. Pronto a girare di nuovo l'aerea. Ok, giriamo di nuovo qua. Bella lì, ragazzi. Buono, molto buono. Molto molto bene, molto molto bene. In teoria qua stanno avanzando bene. Continuiamo a girare. Giriamo di nuovo. Sì, onesto. Onesto come attacco. Ci sta. Ci sta tutto. Non è un tris, ma è una bella percentuale. Doppia stella. Sì, 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 ci sta. 77. Ok. Più 25. Perfetto. Allora, adesso tesoreria. Easy peasy. Di nuovo laboratorio. Libro. Delle truppe, vai, finiamo subito il domatore e mettiamo su la nuova macchina d'assedio, la caserma volante, eccola qui. Per quanto riguarda il builder invece, anche se tra poco si liberano ben due costruttori, ci piazzerei tranquillamente il primo arco X, magari questo qua che è un po' più interno. Dai, 3, 2, 1 e iniziamo gli archi X. Ok, rieccoci il giorno seguente sul nostro grillo, ragazzi. Scusate, la clip precedente era un po' con un tono basso, ma ho finito veramente tardissimo ieri sera per fare gli attacchi. Comunque, appunto, il giorno seguente il municipio ha completato il suo upgrade al livello 2, o meglio la Giga Inferno ha completato il suo upgrade al livello 2, ma a questo punto, ragazzi, vado a mettere in potenziamento la bombetta di livello 5. Sì, avete capito bene, sto seriamente potenziando una bombetta quando c'è una marea di roba, ma praticamente non costa nulla perché l'ho pagato 250.000 di oro, che è niente. Mi tiene comunque il costruttore occupato per quasi un giorno intero.
Ma soprattutto temporeggio come un pazzo perché ragazzi tra 4 ore e 28 minuti andrò a terminare un altro upgrade molto importante, ovvero l'ultima torre inferno, che sicuramente vedremo dal prossimo episodio, anche perché per quanto riguarda questo siamo giunti al termine. Ragazzi, direi che così possiamo aver trovato giusto un punto, vi faccio vedere, vabbè, giusto l'aspetto del municipio che è cambiato leggermente, ma insomma, questa è la situazione al momento. Prima di chiudere vi ricordo come sempre di andare su impostazioni, altre impostazioni ragazzi, e scorrere fino in fondo per inserire qua appunto il codice Ferre, tac, easy peasy. Inserendolo mi potrete supportare gratuitamente ragazzi, senza far praticamente nulla, e quindi automaticamente andrete a supportare anche gli episodi di questa serie, che spero vi possa come sempre tornare d'aiuto magari per i vostri upgrade. E insomma ragazzi, sto TH13 sta andando alla grande, ditemi un pochettino magari nei commenti di questo video come sta andando a voi. E quindi io vi ricordo, pollice in su, iscrizione al canale, campanellina ovviamente, il link in descrizione per tutti i social. Ragazzi, un salutone, ci si becca alla prossima e ciao!